Con Mario Piccioni sei una delle voci storiche radiofoniche, ma non solo, della provincia di Cuneo, presentatore, insomma, poi tante cose hai fatto, ma non è che devo stare qui a presentarti perché insomma ti conoscono veramente in tanti. Grazie. Sei una delle anime organizzatrici di questa prima edizione della Notte delle Torri che andrà in scena il 6 settembre prossimo a Fossano. Un calendario veramente ricco, vedo che in mano hai la locandina della manifestazione, ci sarà anche tanta musica con la radio, ci sarà Radio 105, ci sarà spazio alla musica, sono stati coinvolti i commercianti, è coinvolta la cittadinanza, insomma, chi verrà alla Notte delle Torri, che cosa si deve aspettare? Allora, intanto grazie. Chi verrà la Notte delle Torri si dovrà aspettare tanti spettacoli, un po' per tutti i gusti, no? Io devo ringraziare il Comune che mi ha dato anche questa possibilità di fare un po' la parte artistica di questa manifestazione, che è rivolta ai giovani e non solo. Questo appuntamento è stato fatto soprattutto per portare tanti giovani a Fossano, un po' da tutta la provincia, e per quello che abbiamo scelto una delle radio più conosciute in Italia, Radio 105, lo Zoo di 105, che non ha bisogno di presentazioni perché è uno dei programmi radiofonici più ascoltati dai giovani. Poi i comici di Colorado, nello spettacolo di 105 c'è anche, dimenticavo, Carolina Marquez, che è un'artista che ha molto successo con i giovani e nelle discoteche italiane. E poi, dicevo, i comici di Colorado, altro spettacolo che piace molto ai ragazzi, ma non solo. Questo in Piazza Manfredi, 105 in Piazza Castello, la storica Piazza Castello. Poi ancora musica, con un duo musicale, Pino Colucci e Alessandra Di Lido, di grande qualità. Il tutto verrà fatto ai Bastioni. Dunque, una Fossano in questa occasione ricca di tanti eventi, e vorrei ringraziare anche la presenza degli Alpini, vorrei ringraziare anche la presenza di Fossano in musica con una grande orchestra in Piazzetta delle Uova. Dunque, come vedete, ce n'è veramente per tutti i gusti. Dunque, una Fossano viva. Questa amministrazione vuole dare un grande messaggio di un inizio proprio di grandi appuntamenti che caratterizzeranno ovviamente anche questo fine 2019, magari anche tutto il 2020. E dunque, questo è solo un inizio, quello del 6. Invitiamo veramente tutte le persone, tutti i ragazzi, soprattutto che amano ballare, che amano la musica di 105, che amano i comici di Colorado. Li invitiamo il 6, il 6 di settembre proprio a Fossano. Tra l'altro, adesso mentre parli così, inquadro in basso, faccio vedere anche bene la locandina della manifestazione. Organizzazione della serata in collaborazione con il consigliere comunale di maggioranza Sonia Rinzas, che era a fianco a Certo. te durante la conferenza stampa di presentazione, e poi ovviamente con la collaborazione patrocinio del comune di Fossano e dei commercianti, quindi dell'ASCOM fossanese. Ecco, proprio su questo Danilo ci tenevo a sottolineare, grazie naturalmente a Sonia, che è la coordinatrice di questo gruppo dei giovani, grazie a Marco Primatesta, grazie a tanti giovani che hanno collaborato a questa iniziativa. Veramente sono ragazzi di Fossano che ci hanno messo l'anima, che hanno voglia di fare tante cose importanti per la loro città, grazie ai commercianti e soprattutto grazie al comune, perché senza il comune, senza il sindaco Dario Tallone, l'assessore Dodi Rattallino, Ivana Tolardo, insomma l'assessore cultura, sono persone che hanno voglia veramente di fare e di fare per Fossano. Hai detto prima che poi chiudiamo, che Fossano è una città dinamica che comunque sta ripartendo, che sta provando a mettere in pista anche nuove iniziative tipo questa qua che ne stiamo parlando. Io ti faccio questa domanda, alla luce di quella che è il tuo vissuto radiofonico, di presentazione, di spettacoli, di eventi, oggi, 2019, verso il 2020, la radio e la musica colpisce ancora? Cioè, riusciamo a divertirci anche magari senza guardare sempre i social o la televisione? Ma sì, io ne sono convinto. Oggi c'è un ritorno proprio all'ascolto della radio, ci sono tante emittenti molto ascoltate dal pubblico giovanile, questa che sarà protagonista a Fossano è una delle tante, e devo dire che c'è un ritorno anche a divertirsi da parte dei giovani, un divertimento ovviamente sano, un divertimento senza trovare eccessi. Questo è quello che noi vogliamo, portare i giovani in piazza, dargli gratuitamente questo spettacolo e farli divertire per una serata insieme con degli artisti che ovviamente trascinano migliaia di giovani in tutte le piazze italiane.